Signore e signori, bentornati sui canali di PG Esports per questa nuova giornata di Proving Grounds, seconda giornata di playoff. Io sono Charlie, con me Tavernello. E questa è la prima partita da dentro o fuori, oh, yes. Contro Bazze che devono scontrarsi per andare verso la semifinale proprio di questo loser bracket contro gli atleti che sono andati a perdere nella giornata precedente. Quindi partita fondamentale che andrà ad eliminare una delle quattro squadre che sono entrate in questi playoff ed ora si fa sul serio, perché le partite saranno ancora più tese. Già ieri lo erano tantissime e nessuna delle due squadre è stata eliminata. Nessuna delle due, perché comunque vediamo dal bracket come gli atleti andranno a scontrarsi contro i vincitori della serie di oggi. Quindi gli atleti hanno ancora una possibilità, si sono avvicinati così tanto ieri a battere i campioni in carica al momento, che non conoscono sconfitta nemmeno nelle serie. Tuttavia sono riusciti a metterle in difficoltà, quindi potremmo avere una replica della prima serie che c'è stata ieri. Oggi però è il giorno degli Angry Birds contro Away From Normal, altre due squadre che si sono contese durante tutto lo split i posti per accedere alla fase di playoff dentro la quale ci troviamo oggi. E quindi è il momento della resa di conti, due team che hanno avuto degli alti e bassi, due team che oggi sono qui per dare un'altra chance alla loro voglia di vincere. Sono i Buzz che sono arrivati soprattutto da una lunga serie di vittorie nell'ultima parte in cui hanno appunto macinato punti per andare addirittura in vantaggio rispetto a tutti gli altri, quel forte gruppone che si trova a contendere i playoff. Si trovano avanti grazie appunto a degli stomp, continuavano a giocare bene, continuavano a tirare completamente dritto, non c'era nessuno che poteva effettivamente. Se non erro, comunque quella sconfitta c'è stata, ma è quella piccola sconfitta che comunque da poco, soprattutto contro gli Apocalypse, contro gli Apocalypse proprio l'altro ieri. Quindi è quella sconfitta che in realtà può capitare, okay? Soprattutto in una best of one può capitare quella sconfitta, come in realtà in una serie andare a perdere quella partita può capitare. Qui però ora bisogna vedere come le due squadre interpretano questo nuovo modo di giocare, perché sappiamo bene come la best of five cambia tutto, e le prime due partite sono anche un po' più che di riscaldamento, di studio verso l'avversario, perché ora giustamente c'è un mondo diverso anche di draftare in base a in quale partita tu ti trovi e soprattutto in quale side andrai a scegliere. Soprattutto perché ricordiamoci che siamo in patch 13.5, una patch in cui ci sono dei cambiamenti piuttosto interessanti, tanti campioni nerfati, tanti altri invece buffati che tornano in pista e soprattutto alcuni rework di cui dobbiamo tener conto assieme anche a degli aggiustamenti in giungla. Quindi siamo in una serie, siamo in una best of five, siamo in una patch nuova, ricordiamoci fino a due giornate fa ci trovavamo nella patch precedente, i team si sono dovuti adattare a questo nuovo approccio per valutare anche dei nuovi pick. Abbiamo visto che gli enemies hanno provato a proporre la Fasting Senna con il proprio tank nelle vicinanze in corsia inferiore che non vedevamo da un po', quindi potrebbero esserci effettivamente delle premesse per vedere dei nuovi pick e dei nuovi import in Proving Grounds. Tra l'altro in questa patch c'è stato anche il cambiamento nella giungla, che rende comunque, come posso dire, il farmare un po' più worth rispetto a come lo era prima, quindi cercare di farmare, cercare di rimanere sul passo in farm è ancora più fondamentale rispetto a quello che era in precedenza. Ci sono, sì, come detto bene, tanti cambiamenti, c'è stato anche il nerf alle console che in realtà non abbiamo visto tantissimo, se non forse in qualche partita sporadica, ma comunque rimane ancora molto forte, e c'è anche il rework di Yumi, quindi cambiamento totale su di lei, perde anche molto potere Ashe, che difatti è un campione che nella scorsa partita, nella scorsa serie, non abbiamo totalmente visto, e difatti si sta pian piano ritornando a quei support engage in corsia inferiore, soprattutto sapendo che come AD Carry, ovviamente Jinx e Felios stanno iniziando effettivamente a dominare, assieme a comunque una Xayah che rimane lì perché si tappa così tanto bene team fight e quindi hai bisogno di quel richiamo di piume per avere il setup perfetto per un team fight. Hai effettivamente bisogno di una presenza che vada ad aiutare sia la corsia inferiore sia quella centrale, insomma un jungler che abbia una forte jungle proximity, il supporto nelle corsie e la presenza all'interno della mappa tutta. Motivo per cui abbiamo visto un grande ritorno in Landa degli Evocatori, il ritorno di Lee Sin, fighter solo perché fa pugni, però alla fine è un vero e proprio duellante da early game che vuole spikeare presto, vuole essere presente nelle corsie ed essere così fastidioso. L'abbiamo visto giocato in Proving Grounds e dà delle ottime
possibilità nella fase di pick or ban. Tuttavia, vai se Juani e Wukong restano delle opzioni, delle scelte assolutamente prioritarie anche per le fasi di gruppo di teamfight. Sì, hai bisogno comunque di quei campioni in giungla che ti permettono di giocare l'early game un po' come vuoi tu. Dipenderà tutto ovviamente dal come si drafta, dipende ovviamente tutto dal come va a setupare il resto della draft, soprattutto nella priorità delle corsie, che è quella soprattutto per esempio per Wukong è fondamentale. Non potersi muovere, essere invaso da Wukong è un fattore importantissimo che vuoi assolutamente evitare. Deve essere lui a proporre le azioni in giungla, altrimenti rischia di rimanere indietro e per quanto può rimanere utile in teamfight, può attivare il ciclone per poi tranquillamente morire e non a perlomeno sciogliere la backline, che è un po' quello l'obiettivo oltre che utilizzare il ciclone in Wukong. Quindi questo è un po' il ruolo della giungla che si sta avendo, quindi manca un po' di playmaking, ma soprattutto di playmaking assieme al support, perché Thresh è tornato e come sono tornati anche i Oh, support sì. engager, inizia questa proprio po possibilità di questi due giocatori, quindi del support e del jungler con questi campioni, di andare a rompere, creare qualche azione sulla mappa, essere presenti, perché altrimenti rischi che il tuo top laner, il tuo mid laner vadano praticamente alla deriva e non riescano a vincere la partita. E a tal proposito possiamo dire che siamo nella prima draft della serata, Away from Normal dal lato blu side contro Angry Bats lato red side. I primi ban sono molto a target, Alix, main, Sì. Irelia e main Zed, addirittura prende l'attenzione su due ban. Dall'altro lato vogliono bannare Jarvan IV a Bananasty e Jax all'Ewar. Ok, quindi alla fine nulla di particolare, campioni che abbiamo già visto, soprattutto Zed e Irelia sono cose che già conosciamo e sappiamo il perché vengono bannati dal lato FN, appunto contro i Bats. C'è ancora Olaf disponibile, che potrebbe essere effettivamente piccato, non c'è bisogno di andare a riprendere il cartellone, ma tenetelo bene in mente perché è fondamentale andare a bannare Olaf. Capisco il ban di Fiddlesticks per... Appunto, Kiki è un giocatore che l'ho giocato spesso e l'abbiamo visto come è riuscito con le sue supreme a cambiare totalmente il teamfight una partita. Quindi, giusto andare a eliminare questo campione, anche se comunque le risposte in realtà ci sono. Olaf continua ad essere disponibile, tanti campioni in realtà, soprattutto in corsa inferiore, rimangono disponibili. Quindi, a questo punto, puoi dare priorità a una Felios, puoi dare priorità a un Jinx, hai tanto spazio di manovra. A proposito, questo è il terzo ban, vedendo Wukong che si dedica ad un jungler. Vai disponibile, e infatti vediamo che sarà la prima selezione di Bananiasty. La selezione che può andare anche ora in interesse agli Angry Bats potrebbe essere un pick neutrale come Gragas. Kiki di fronte a Vai potrebbe avere ancora alcune carte da poter giocare. Ricordiamo, Gragas può essere giocato tranquillamente giungla. Vero, ancora flexibile, sei andato a prendere comunque Aphelios, quindi hai già il lato late game dalla tua. Dall'altra parte, in questa rotazione devi andare a prendere perlomeno il support o l'AD carry. L'AD carry viene selezionato, quindi Jinx, classica risposta. E a questo punto c'è Thresh Open, quindi o vai a rispondere a Thresh in qualche altro modo lasciandolo disponibile agli avversari, oppure preferisci stare più safe, prendertelo dalla tua e Bats a questo punto, forse non avendo preso Thresh, sanno di più che altro vogliono prendere qualcosa in risposta. Significa che sanno qualcosa per contrastare effettivamente Thresh, perché altrimenti ora è iniziato a diventare di nuovo un pick veramente prioritario per tenere tranquillamente il tuo pick in AD carry, per lasciarlo sicuramente tranquillo. E la risposta è proprio Blitzcrank. Adesso, questo è un tipo di first pick phase che abbiamo già visto, cioè prioritizzata la giungla per poi avere una risposta in botlane. Selezionata la botlane, quindi sia per Away from Normal sia per Angry Bats, quel Blitzcrank in Proving Grounds l'abbiamo già potuto vedere e l'abbiamo già potuto sperimentare, considerato il fatto che abbiamo conoscenza di come è il Blitzcrank di Banino, assolutamente fuori di testa, e questo sarà un problema per Banania e Vasco, che vorranno avere una prima laning phase quantomeno tranquilla, gestibile, positioning super importante. Passiamo alla seconda fase di ban Darius per Ilixiu, che maina questo campione in modo Sì. magistrale, e ban di Olaf all'Ewar, addirittura ban di Fiora, quindi la replica di questa spadaccina in corsia superiore per il game 1 non sarà disponibile. Ban di Viktor, la corsia centrale ha avuto pressoché pochissima attenzione dal lato Angry Bats, quindi Syndra disponibile e ancora tanto da poter scegliere.
Vasco è andato a priorizzare tanto un campione come Victor, quindi giusto andarlo ad eliminare. Pick per la corsia superiore importantissimi perché Iliksu sa giocare benissimo Fiore, l'abbiamo visto. Vuoi mettere però un campione da corsia da danno fisico nella corsia centrale? E praticamente senza effettivamente Zed, senza Irelia, Alix ha saputo giocare anche questo Yasuo che si trova comunque in un contesto comodo perché già ha due salti in aria con Gragas, con Blitzcrank, ha già grandi possibilità appunto di andare a utilizzare la sua Suprema al meglio. Potrebbe ancora esserci un inserimento possibile di Diana, andare a mettere Gragas in corsia superiore, c'è ancora questo possibile flex dal lato Buzz. Dall'altro lato rispondono con un campione che gioca teoricamente molto bene contro Yasuo, con un campione che vuole scattare tra i minion e quindi preferisce avere un pick safe Vex che poi può andare ad ingaggiare molto prepotentemente assieme a Leoar con appunto Ornn che è stato appena piccato, assieme a Chakarel con il pick di Thresh. Top lane selezionata in questo momento per gli Away From Normal sarà Leoar, quindi su Ornn in corsia superiore. Una corsia superiore che deve poter assorbire qualsiasi possa essere l'ultima scelta degli Angry Birds. Gragas che può essere ancora flexato, ma rimane il dubbio. Rimane il dubbio perché abbiamo visto in Proving Grounds Sett giungla vincere. Quindi Vero. aspetterei di vedere gli ultimi switch di posizione per assicurarci e poter Ok. effettivamente definire chi va dove. Sembra effettivamente che Elixir giocherà Sett, quindi into Ornn, e parliamo di queste draft. Allora, le draft sono dal lato Buzz, c'è tanto tanta volontà di stomp. Okay, come già conosciamo proprio nel playstyle appunto di questi Bazza, e comunque set con dei poteri con danno puro che ti permetterà anche andare a contrastare quelle risorse difensive che ha dalla sua Ornn. E c'è comunque Gragas, Yasuo, hai tantissimo aggressività nel mid game con anche con Felios l'assicurazione appunto per questo late game. Dall'altra parte hai un contro ingaggio molto forte con Ornn, con Vex, di solito puoi ingaggiare per prima, ma vedendo anche la draft avversaria, conoscendoli questi Buzz, sai che vogliono aggredire per prima. Quindi a questo punto o cerchi di aggredire ancora prima rispetto ai tuoi avversari, oppure preferisci avere un qualcosa che ti permette di disingaggiare per poi ingaggiare. Thresh permette di fare questo, Ornn stessa cosa, e anche Sì. Vex permette poi di reinserirti nel teamfight tramite una Suprema che può completamente spaccarlo in due. Sono curiosa di vedere che cosa ci aspetterà, che cosa ci attenderà per la corsia centrale, perché la risposta di Vex into Yasuo è una risposta effettivamente interessante, considerato il fatto che Yasuo con il muro di vento non può effettivamente andare ad evitare le abilità di Vex che partono, che non sono effettivamente proiettili. Quindi potrebbe essere una risposta veramente efficace che andrà praticamente a, non dico ignorare, però riuscire a gestire egregiamente quelli che sono i metodi e i piani aggressivi di Yasuo. Prima che continuiamo con questo turpiloquio sulle draft, importantissimo perché Game 1 è il game un po' di test, un po' di riscaldamento, voglio dire che ci sono le bet open disponibili, pronti a far girare i vostri punti canale, quelli che avete vinto o perso ieri, con le scommesse molto poco lungimiranti a favore degli atleta che sono arrivati fino a Game 5. Quindi è il momento di poter entrare nella landa degli evocatori per questa prima partita, signore e signori, Away From Normal dal lato blu della mappa contro Angry Birds dal lato rosso. 30 secondi Ed entriamo appunto nella landa dell'evocatore. Andiamo a vedere anche velocemente i setup. Vasco vuole essere tanto aggressivo. C'è l'ignetta al posto del TP che è presente dal lato di Alix perché sa di poter soffrire. Per quanto forse in realtà il muro potrebbe bloccare l'abilità di Vasco. Non ne sono sicuro e andremo a verificare ovviamente durante questa partita. Altri setup interessanti da far notare sono la spettralità per entrambi gli AD carry e la mietitura, quindi volontà di scalare, di essere presenti nei teamfight nel miglior modo possibile, posizionandosi perfettamente grazie appunto a spettralità e flash. Alla fine, per il resto standard, la cosa importante su cui dobbiamo soffermarci in questo early game è vedere dove i jungler andranno a pattare, perché vediamo già che entrambi sono in corsia superiore, non dovrebbero essere spottati e hanno la possibilità poi di andare a impattare la corsia inferiore in cui hai due per carry, quindi devi dargli più spazio possibile per scalare il primo possibile.
posizionamento di Alix si fa attendere nell'ingresso di Cristina. Una situazione, una zona molto tesa della mappa sarà quella sicuramente in corsia inferiore. Non ha bisogno di particolari spiegazioni, considerati i pick che sono stati fatti. Banino con quel grab che in un'altra competizione in quella skin non potrebbe giocare, perché ricordiamoci, in IRL e anche in leghe nazionali i Blitzcrank non è disponibile nel competitive, proprio per frutto di alcuni bug non ben precisati sulla sua Q, che si prende un po' troppe libertà in certe circostanze. Ma signore e signori, in Proving Grounds è possibile utilizzarlo, e perché privarsene? Vediamo quindi ora Bananiasti che si porta nella parte inferiore di mappa sul potenziamento rosso a 2 minuti e 25 dal primo drago della partita, che se la grafica non ci inganna sarà un drago infernale. Potrebbe esserci un'importanza in corsia centrale, infatti Kiki è lì. Vasco non può staccare quei danni extra con l'autoattacco perché è interrotto dal Windwall. Bananiasti si affaccia alla giungla di Kiki, che è ancora tutta da farmare nel lato inferiore, sbalzato e stordito. Spaccaferro verso l'avversario che vuole finire presto questa schermaglia, non è interessato Gragas a questo movimento. Vasco mette molta pressione ad Alix, questo è importantissimo. Ovviamente, perché c'è il range di differenza che nei primi livelli è fondamentale, può andare in avanti, ma come vedete i scambi sono... È stata utilizzata l'ustione, gli ultimi autoattacchi, Vasco potrebbe farcela, e l'ultimo autoattacco garantisce il primo sangue agli Away From Normal. Troppo in avanti, troppo in avanti questo Alix, che va a dare la kill, attenzione parte il grab. Quello qui che prende Chacarelle, ma Limitless ancora margine di movimento, Bananiastico arriva in aiuto e Gragas dietro di lui, ma non viene colta un'uccisione dagli Angry Birds, quindi AFN si mettono al sicuro, vai in posizione, vediamo cosa succederà ora. E alla fine AFN che prendono un po' di spazio tramite la kill in corsia centrale, però comunque i Bats rispondono bene proprio in corsia inferiore, dove Banino può essere aggressivo e con una serie di controlli che effettivamente puoi applicare con le varie armi che hai a disposizione di Aphelios, ti permette appunto di concatenare controlli e di essere veramente aggressivo anche contro una Thresh Jinx. E scambio in corsia in giungla, e questa cosa mi ha fatto ricordare, mi ha fatto notare più che altro, che non c'è raccolto oscuro, c'è l'Electroshock per Gragas, che vuole più che shottare gli avversari, vuole più che altro farlo ma in modo diverso, quindi cercare di avere anche quella potenzialità di uno scambio breve più che per forza di andare a shottare, quindi one shot oppure praticamente non puoi fare nulla, quindi ti permette di avere un po' più di possibilità nel cosa puoi fare, se vuoi avere degli scambi brevi oppure scambi più lunghi. A proposito della giungla, non mi aspetto che questa sia particolarmente movimentata in questa prima fase della partita, proprio perché Gragas vuole contenere il movimento dei potenziali carry, andando quindi a intervenire sulle corsie. Allo stesso modo vai a un early game molto interessante, quindi vuole poter supportare in maniera offensiva le proprie corsie, quindi poter concretizzare i suoi gank in uccisioni e non dover difendere necessariamente dall'avversario. Ma vedremo ora che cosa succede, perché prima sangue è andato a Vex e ora è il momento di continuare la partita. Kiki poteva essere aggressivo anche vedendo le barre della vita degli avversari, ma comunque non c'era il supporto nella prima bottleneck, quindi decide comunque di indietreggiare. Non c'è ancora un effettivo vantaggio, alla fine c'è stata solo quella first blood e non abbiamo dato parola a questa top lane, che la war in cui si trova effettivamente leggermente in vantaggio di HP, di farma all'incirca siamo lì, ma comunque un Lewar che, diciamo che in queste prime fasi in cui sai che il set non scarica così tanti danni e i cooldown sono altissimi, puoi giocartela appunto abbastanza bene. Qui Perseverance comunque scambia benissimo contro Lewar, contro Limite, scusate, Chacarelle, e quindi li mette comunque in una situazione molto scomoda, devono farmare sotto torre e si trova anche leggermente indietro di farma. Corsia superiore, potrebbe provarci Lewar, Elix ha pochissimi HP, arriva lo spaccaferro, Bananiasti prende la sua vita con un ottimo pugno.
Vai. Perfetti, perfetti. Qui finalmente Baragnasti si affaccia in corsia ed è decisivo con i suoi gank. Va a affacciarsi in corsia superiore, prende la kill e se la mette in tasca. Nel frattempo scambi forti in corsia centrale. Molto buono il disengaggio degli away from normal. Mi piace vedere come riescono a mettere effettivamente questa offensiva, no? Nel momento in cui possono permetterselo. Guardiamo prima l'ingaggio su Vasco, guardiamo l'ultima uccisione che c'è stata ai danni di Ilixiu. Ma quando si trovano in difficoltà, riescono a dire: ok, no, ragazzi, non la trolliamo, non andiamo oltre quelle che sono le nostre possibilità del Vero, momento. E non vogliono strafare. vero. Vero, anche perché gli permetterebbe poi agli avversari di recuperare tantissimo. Alix non ha ancora la sua prima banino. Con la rotazione ci sono anche jungler e support delle FN, quindi devono stare molto attenti. Si incrociano tutte e tre lì, che ancora però non si fa spottare. Forse è stato spottato prima da una ward, ma banino prova ad andare in Ed avanti. eccolo qua il grab di cui parlavamo prima, sbalzato in aria, salvato dalla lanterna di un Thresh che è pronto ad avere al sicuro le spalle dei propri alleati. Attaccare Sì, l'individuo banino, i due support si incontrano, potrebbe essere già terminato in teoria i 16 secondi di cooldown del grab di Blitzcrank. Kiki? Kiki? Chi Voleva gioca di umiltà cercare. questa sera? Game 1. Game 1 significa che si gioca la Voleva modalità regalare un flash. difficile di League of Legends senza flash. Effettivamente è più difficile. Partita in pausa, ma è così che funziona. Si vede che ci sono alcuni problemi tecnici, ma questa partita sta avendo ora un connotato un po' diverso. Se sai che il jungler avversario è senza appunto il flash, questo significa che le potenzialità di gank cambiano un pochino. Sì, puoi essere un po' più aggressivo, perlomeno sai che non potrai rispondere con quella risorsa effettivamente molto utile, proprio su Gragas. Su Gragas che forse cercava, di sfruttare il livello 6 appena preso da Alix, cercando una spanzata con il flash. Quindi forse è una miscomunicazione, oppure ha visto che effettivamente Vasco stava andando da tutt'altra parte. Vasco che tra l'altro prende il 6, vediamo pian piano come Alix, senza aver chiuso in realtà le scarpe, cosa molto utile su di lui, riesce per fortuna a prendere tanta priorità anche tramite acque Wimbledon. Attenzione Guarda cosa bot! succede in bot, bianco-rosso questo Aphelios, e Chakarel ormai non può più resistere a tutti i danni degli Angry Birds in bot lane. Perseverance prende l'uccisione, flash Oh. addirittura in per non uccidere Jinx. I Chakram che staccano tantissimo come questa compensazione, prende il vantaggio del livello 6 e sfrutta il suo piccone che aveva nell'inventario. I danni sono tantissimi, sono arrivati e ha costretto agli avversari a scappare. E comunque si è preso un'ottima kill che gli permette di stare in una situazione molto comoda. Attenzione top! Superiore ancora una volta, pezzo forte. Ilixiu non riesce a rispondere ad un Ornn che sa benissimo invece quando poter ingaggiare, quando poter essere aggressivo. Non vuole farsi mancare nulla. Corsia superiore decisamente ben piazzata dalle War. E questo è strano, perché vorresti set dominante in questa corsia. Invece Leopard se la sta gestendo benissimo e sta gestendo una situazione che poteva essere scomoda. E invece ora si trova addirittura in vantaggio. Limitless costretto al flash. Questo è gravissimo, perché ora ti trovi con una bot lane chiusa totalmente, senza summoner, in svantaggio. Ed ora Perseverance e Banino possono pian piano prendere ancora più spazio. Decisamente anche qui hai dato un'informazione e soprattutto una finestra d'apertura per gli avversari. Utilizzando quel flash, Limitless ora è letteralmente privo di escape. La spettralità non ritornerà disponibile per ancora diversi secondi e quel flash per diversi minuti. Sarà decisivo il modo in cui si posizionerà in corsia, soprattutto ora che Thresh sta roamando per tutta la mappa. Tuttavia, Away from Normal riescono a prendere l'occhio del messaggero in prima copia nella mappa. Vedremo dove inizieranno a spostarlo. Potrebbe essere tranquillamente in corsia centrale, visto il primo sangue di Vex e la priorità che potrebbe avere. Tuttavia, Yasuo, buono stato del farm. Assolutamente, poteva essere una situazione scomoda, invece trova benissimo. Banini in avanti. Fanno un ingaggio in due, vanno su Vasco, la lanterna prova a salvarlo, Chakarel sta aspettando il suo alleato, non riesce a cliccare sopra la lanterna, è difficilissimo, non riesce a tornare al nido. Alix prende l'uccisione, Vasco va in base. Perfetti qui Bats, hanno chiuso anche tramite la ward appunto la possibilità di Vasco andare a prendere la lanterna di Thresh per riposizionarsi, e quindi ripareggiano un po' il vantaggio che
pian piano avevano preso tramite Vasco, tramite Lewar, con l'aggressività in corsia inferiore, appunto anche questa azione in corsia centrale. Attenzione, Chakar rischia. Succede? Che cosa ci fai là? Non ha l'ex flash disponibile, sta dando una kill gratuita ad uno Yasuo 2-0, ma si fight a spazio personale. Vasco prende l'uccisione, uccide Alex Banino senza HP. Double kill e double crunch per Vasco in corsia centrale. Kiki ha pochi HP, Limitless ad un passo dal poter conquistare questa uccisione così interessante, così golosa e così regalata. E questo avevano ingaggiato benissimo, ma non puoi creare un teamfight del genere senza il tuo carry principale Perseverance. E quindi Limitless riprende spazio, stessa cosa con Vasco, e gli FN fra l'altro possono andare anche a prendere un secondo obiettivo importantissimo, questo Drake, che comunque in singola coppia fa sicuramente comodo e gola. E alla fine siamo in uno stato di parità, perché comunque Alix si trova con due kill e risponde bene a quello che aveva creato Vex. Ora c'è la risposta anche di Limitless and Perseverance, che comunque in fase di corsia è molto fastidioso, ma comunque ci sarà lo scaling di Limitless perché non si trova così tanto indietro. E abbiamo visto come effettivamente il Windwood, il muro di Alix va a bloccare le abilità di Vasco, quindi riesce a prendere facilmente priorità di corsia ora che pian piano gli oggetti stanno effettivamente arrivando. Stavamo vedendo prima in corsia superiore Elixir ancora in difficoltà contro Ornn, sta abbranciando la torre, ora sta tornando in base, è necessario continuare il proprio inventario. Attenzione a Banino, trova il grab su Chakarel che costringe Limitless a mettersi in avanti, ad esporsi, vediamo ora fin dove lo porterà, ma con la visione in quel tribush è importante per Away From Normal non dare effettivamente spazio di ingaggio agli Angry Birds. Balagnassi che nel frattempo si fa vedere, non sapeva fosse wardato, ma comunque Alix gioca safe in questo momento sapendo appunto l'informazione del dove si trova il jungle avversario. Kiki comunque si trova lì e non c'è visione, quindi Vasco vorrebbe andare in avanti, ma c'è comunque una wave che pusha appunto nella sua direzione e anche lui vuole rimanere safe, sa che potrebbe esserci il jungler, non lo sa effettivamente, ma preferisce comunque rimanere molto safe. No, sai che non vuoi rischiare, perché ora potrebbe arrivare con lo snowball dal lato Buzz, che dopo potrà essere molto difficile a gestire, anche perché andiamo a guardare la corsa inferiore, c'è già la tempesta impetuosa per Perseverance, è huge quella Felios, è veramente enorme. Decisamente sì, tra l'altro 30 minion di distacco da Limitless, che ha bisogno di forti spike, ha bisogno di gold in più per poter pareggiare quantomeno la buona fase di corsia di Perseverance. Evocato il messaggero dalla landa in corsia centrale, la prima carica dà una montagna di gold ai propri alleati. Mawin sbalzato in aria, guarda Vasco che succede, lo shutdown doppio prima sul mid laner degli Away From Normal e poi su quello degli Angry Birds. E non è finita qui, perché anche Bananiasti viene ucciso per mano di Kiki. Non è sufficiente questo Away From Normal. Avete preso delle placcature, ve le siete distribuite, ma a che prezzo? Avete dato due dei vostri elementi. Ma soprattutto anche torre per Perseverance, ora può andare forse in avanti. Kiki riesce comunque a flashare per scappare anche dalle possibili trappoline, ma comunque è stato Perseverance che ha preso la prima torre e soprattutto in solitaria. Qui ci sono tantissimi gold che vanno nelle tasche dell'AD carry dei Buzz. E quindi FN, sì, ottima la proposizione. Sei riuscito comunque a creare un qualcosa sulla mappa, ma non basta. Perché ora, come anche vediamo dal grafico lì in alto, il vantaggio ce l'hanno in mani Buzz. Però devi comunque continuare a rincorrere. Limitless molto probabilmente starà per chiudere il Kraken Slayer, mancherà poco, ma già vediamo un MC spara addirittura arrivata per Aphelios, e quindi si avvicina la Brama Sangue, si avvicina anzi molto probabilmente l'Infinity Edge, sono entrambi item utili, ma sai che comunque lui ha bisogno di tutti e tre gli oggetti. Rotazione fra l'altro, le bazze in corsia superiore della bot lane, sapendo che stava perdendo questa top lane, e quindi preferisci rotare per poi muoverti verso il messaggio della landa che era stato preso prima dell'FN, ma ora devi rispondere, ora sai che hai il vantaggio, hai il coltello alla parte del manico e quindi puoi agire sulla mappa. Vediamo ora come si posizionano i due team, perché il prossimo messaggero è quasi disponibile. 1 minuto e 19 al drago numero 2 della partita, drago oceanico, che sarà molto interessante per entrambi i team che posseggono elementi che fanno affidamento sul mana e sulle abilità. Corsa inferiore Vasco e Elixir. Vediamo che ci sono posizionamenti diversi nelle corsie Blitzcrank
si è spostato assieme a Thresh verso la parte superiore di mappa e ora Lewar sta gestendo in tranquillità, diciamo, il proprio avversario, ma sta arrivando il teleport Diva 3, e questo è il piano degli Angry Birds per andare a contrastare l'avanzata di Ornn. Arriva anche il quarto elemento, non serve, Perseverance prende la kill ed Ottimo. è una Felios che sta scalando in modo inarrestabile. Due uccisioni, c'è 300 gol di vantaggio, 150 minion, scatola in corsia centrale, Alix cerca di far valere sul dia suo, Alex. cerca di utilizzare anche la Suprema, Limitless lo uccide, ma nel frattempo devono sacrificare Chacarella, Kiki prende l'uccisione, double kill ancora per Limitless che sta cercando di portarsi in pari, arriva anche però Felios che non ha paura di portarsi in avanti, di portarsi a 4 kill, è una lotta Continuano. tra carry. Continuano questi FN a creare qualcosa e danno anche delle kill a Limitless, quindi questo è ottimo, ma comunque rimangono in vantaggio questi Bats. Continuano a rispondere in modo molto efficace, quindi FN che continuano a provare queste azioni. Sono riusciti a prendere le kill, le hanno messe su Jinx, ma comunque non basta. C'è una Felios 4-0 che inizia a essere veramente difficile da gestire, ma in realtà anche Alix pian piano inizierà a scalare e i suoi danni saranno praticamente letali. E Sett, per quanto si trovi indietro, rimane comunque un campione molto utile, perché abbiamo visto come si è tappato il teamfight in corsia superiore, anzi quel dive in corsia superiore, molto ma molto bene, anche grazie appunto alla sua Suprema che può, essendo inarrestabile, bloccare la possibilità a Ornn di andare a utilizzare la sua, soprattutto il secondo richiamo dentro della forgia. Quindi ottimi i Bats, perfetti, vanno verso gli obiettivi, vanno verso il Drake, e ora possono addirittura andare verso il messaggio della Landa e andare a prendere altre torri. Mi sono sbagliato, erano proprio gli FN che in realtà rispondono e cercano di trovare appunto questo Drake, e si trovano effettivamente 2-0, quindi perlomeno c'è una risposta, ecco, agli obiettivi che possono prendere ora i Bats. Attenzione a Vanino, prende Limitless, viene ucciso! Che cosa ci faceva così vicino? Kiki prende l'uccisione, Chacarella prova a sferzare via tre elementi di tutti gli Angry Birds presenti lì. Perseverance prende un'altra kill pericolosissima. Away from Normal stanno lasciando disponibile così tanto, lasciando uno spazio incredibile agli Angry Birds di azione. E tutto per cosa? Per prendere la torre in corsia centrale che ha sempre meno HP. È stato worth prendere quella torre, è stato, anzi, neanche, è stato worth prendere il Drake? Probabilmente no, perché è arrivato ancora kill alla Felios, che ha chiuso il secondo item, l'Infinity Edge, nel suo inventario. Prendi il messaggio della Landa e Ora ora infatti puoi cercano di continuare chiuderlo. Guarda Alix che a fedare. Come cosa sta cercando di Alex? fare per provare a sopravvivere. Non ci riesce e Vasco lo uccide. Alla fine questo dive 2v1 non poteva avere un esito diverso. Tuttavia stai Vero. lasciando in questo modo gratuitamente la torre mid e anche il messaggero della Landa. E ancora non è stato evocato. A questo punto, prendendo la torre in corsia centrale, hai varie possibilità, perché puoi prendere in tutte le lane, puoi andare in bot lane, puoi andare ancora in corsia centrale. Hai varie possibilità a disposizione. Comunque scambiano gli FN e perlomeno riescono a prendere quella kill che Quella forse può torre. non bastare, ma per fortuna riescono a prendere almeno la torre, che questo sicuramente è un obiettivo molto più importante rispetto che una kill. Lewar push in corsia superiore dovrebbe essere contrastato, ma c'è comunque la totale rotazione di questi FN per andare a prendere anche quella torre. Vanno infatti su Kiki, cerca la canalizzazione, Banania si viene accerchiato, potrebbe arrivare Chacarella, la lanterna è la sua ancora di salvezza per provare a salvarsi, la raggiunge Limitless, ancora una volta Ornn si tanca tutta l'aggressività degli Angry Birds che però ora sono in 5 contro 4, non c'è la possibilità che Vex li raggiunga se non in questo momento, potrebbe esserci una cucitura d'ombra da un momento all'altro sull'elemento più fragile e provare effettivamente un inserimento, però Manino. guarda Banino cerca una chiusura da dietro e potrebbe riuscirci, Alix sta arrivando sull'obiettivo, cerca Bananias in questo momento ma non lo trova ancora, guarda Vex come si inserisce, Limitless prende la vita di Alix e continuano ora, guarda Kiki che pochi HP ha. Nel frattempo però viene ucciso Seth, viene ucciso Kiki e ora l'ultimo elemento viene abbattuto per una tripla uccisione per Jinx. Dovrebbe arrivare la quadra e arriva la quadra Limitless! Che giocata, carneficina! Il fight è sbagliato da questi Bats. Stavano cercando di dividerlo e non ci sono riusciti. Le FN leggono bene e riescono a vincere il teamfight, a ridare partita soprattutto a Jinx, che stava comunque farmando. Aveva preso comunque quel
quelle kill. Ed ora si ribalta completamente la situazione perché è Fnatic che vanno effettivamente in vantaggio. Ora i Buzz che devono provare a recuperare gli avversari, devono cercare di non fightare più nel modo in cui hanno fatto ora. Perché c'è stato un momento in cui Vanilo è entrato nel fight, ma comunque non è riuscito a creare quello stomp dal lato che volevi cercare di creare. Non ci sei riuscito e quindi hai diviso il team fight. Limite sta presi il reset. E quando sai che Jinx prende il reset è completamente finita, anche perché ti kaita totalmente e non riesci più a raggiungerla, anche grazie alla mano di Thresh. Assolutamente, infatti ora è importantissimo vedere come andrà la partita, perché gli Away From Normal si portano in vantaggio monetario, in vantaggio di obiettivi. E le strutture potrebbero arrivare a momenti, per ora c'è parità, 3 torri per FN, per Bats, ma guardiamo lo stato di Jinx, 7 kill, 400 gold di taglia, nemmeno Aphelios si trova in questo stato. Perseverance è solo un livello in avanti rispetto a Jinx, non c'è nessun distacco ormai fra i due perché ci abbiamo messo spada, c'è un'altra parte, molto probabilmente... C'è un danzatore fantasma a disposizione per lei, Runan è ancora disponibile, insomma, o archibugia di ripetizione. Queste sono la gamma di item che può andare a questo punto Limites, ma c'è quel mezzo item, ok, a disposizione per entrambi, se non quel livello che ora è stato, che ora a breve dovrà essere ripareggiato, ma comunque è roba da poco, livello 11 e livello 12, quindi... Ora, Buzz che devono rincorrere, ed era una situazione che in realtà fino a pochi minuti fa non era così. È cambiato tutto tramite quel teamfight. Difatti vediamo gli FN che ora possono andare verso Soul Point. Però c'è il messaggero che non abbiamo ancora considerato e potrebbe essere un game changing. Però vediamo come gli FN si trovano effettivamente lì a andare a bloccare appunto l'obiettivo preso dagli avversari e viene ucciso. E quindi ora, dopo aver dato nulla agli non aver dato nulla agli avversari, puoi andare a prendere tu qualcosa. E quel qualcosa è proprio il Drake. Momento del Soul Point, FN. Drago Extech online disponibile, Bananias e Limitless si trovano in posizione per farmarlo, già a meno di 3000 HP l'obiettivo. Rispondono gli Angry Bats con il Baron, potrebbero arrivare a contrastarli. Tutte le supreme degli Away From Normal sono disponibili e si parte con l'evocazione del Dio della Forgia, che però non va a segno proprio come se ce lo si aspettava. Pezzo forte, si vuole arginare l'Ewar e Vasco utilizza la stasi, spazio personale, Vanino prova ad andare avanti, Bananias riesce ad uccidere il top laner degli Angry Bats, vanno con il supremo garanto della morte e per quanto Vasco possa morire riesce a prendersi Limitless la vita di Vanino, double kill, eliminato anche Aphelios e guarda quel Baron full HP e i Bats non possono contrastarlo se non con un ingresso folle di Kiki. Flash è smitato l'avversario, questo shutdown su Limitless fa male al cuore, non solo all'inventario degli Away From Normal, e giustiziato immediatamente, non poteva esserci altra scelta per gli AFN. Riescono perlomeno i Bats a bloccare il possibile Baron degli avversari. Altro team fight gestito benissimo dall'FN e forse poteva essere gestito meglio dal lato Bats, perché abbiamo visto gli FN andare in avanti, sono riusciti a teamfightare bene, ma soprattutto Jinx con il flash salvata dall'ingresso di Set e quindi ha preso il reset e da lì poi partire il teamfight. Ottimo l'inserimento di Set, benissimo, ma uno non hai danni, seconda cosa non hai possibile follow up dei tuoi compagni, soprattutto in quel momento lì, e finché Jinx è viva il teamfight è in questo momento dal lato FN, perché ora si trova con l'archibugia di ripetizione, terzo item per lei, Broma Sangue che ancora non è arrivato per Perseverance, ed ora vantaggio solido di questi FN. Sono andati a prendere anche il Drake, Soul Point Extech, quindi enorme, soprattutto quando è una Jinx e può metterti tantissimi danni ad aria tramite la sua Q, e quindi mid game solido per questi FN che ora vogliono transitare, vogliono andare verso il mid game sapendo che hai quella forte AD carry da late che è Jinx. Vediamo ora come si posizionano gli Angry Bats, devono rispondere, hanno 3000 gold di differenza da recuperare con la compagina Away From Normal. Se il tentativo di morte viene stordito, l'utilizzo della Suprema, il pezzo forte, Rixiu cerca di prendere quanto più tempo possibile, ma ci sono tutti gli AFN in quel posto, non c'è nulla che si possa fare. Vanno verso il Baron, cercano di forzarlo, Kiki è in posizione, in zona, c'è anche Banino che potrebbe eliminare un
elemento degli Away From Normal potrebbe esserci l'inserimento, potrebbero effettivamente provarci. Ingresso di questa suprema. Vasco usa la cucitura d'ombra per inserirsi e ce la fa, prende l'uccisione sull'avversario. Perseverance è eliminato e ora hanno sempre meno possibilità gli Angry Birds di poter contestare il barone. Guarda il flash in, importantissimo utilizzare ogni mezzo per provare ad eliminarlo. Riescono a prendere il barone Nashorn ed è fight, il primo a cadere sarà Vanino perché non può più fare nulla di fronte a questa situazione. Alyx ormai un minion di fronte all'armata Away From Normal e Limitless prende un'uccisione dopo l'altra, molto efficaci i danni di Kiki, ma se è solo lui ad averli, purtroppo non fa così male. Il team fight di questi Bats, anche per draft, è sicuramente molto solido e si è verificata quello che abbiamo detto in draft, perché i Bats avevano quello stomp, non sono riusciti a stompare e quindi FN con calma, prendi late game, recuperano, hanno recuperato benissimo ed hanno un team fight molto, ma molto solido. Ed ora vantaggio che continua ad andare avanti, checkpoint importante nel prossimo trick che arriverà fra un minuto e 20. Ora hanno anche il banner, possono continuare a pushare e soprattutto mettere sotto scacco gli avversari perché sono già una torre avanti, oltre che il grandissimo vantaggio che hanno sotto tutti i fronti e pian piano possono andare ancora di più. Hanno comunque set dall'altro lato che non riesce a rispondere a nulla, non riesce a gestire nemmeno le side in cui lui è molto forte e quindi continuano a bloccare gli FN le possibilità dei Bats di vincere questa partita. Vogliono vincere per portarsi con quel passettino in più in avanti e ormai questa è una serie, ripetiamo, da dentro fuori, quindi la tensione si sente anche in questi primi game. Ricordiamoci che è una serie, quindi best of 5. Questo è il primo game, potrebbe non essere indice di come saranno i team per tutto l'andamento della serata, ma questo è un punto che porterà già in una situazione di vantaggio un team rispetto all'altro. E ricordiamo, nei playoff, nella prima giornata di ieri, agli Atleta questo è stato veramente d'aiuto. Quindi, occhi incollati allo schermo, vediamo che cosa succede tra 18 secondi, il prossimo Drago Hextech che potrebbe essere l'anima ufficiale degli Away From Normal. Vanno per la seconda torre in corsia inferiore, nel frattempo Angry Birds totalmente remissivi a suo split push in corsia superiore per provare a prendere una taglia obiettivo per il proprio team. Riesce anche a prenderla fra l'altro, quindi sono gold ottimi, ma vai a dare comunque l'anima ai tuoi avversari, che è molto più forte rispetto in realtà alla torre. E guarda le wave come sono state appare, soprattutto la corsia centrale. Ora che sono andate a prendere anche le torri, sono completamente avanti. Bats che devono indietreggiare, devono aspettare e devono provare poi in un secondo momento a poter ingaggiare, a poter creare, insomma, un teamfight perfetto, soprattutto per andare a inserire Perseverance, che comunque ha 3 item. Sì. È una Felios che stava stompando in early game, ma in quel mid game hanno sbagliato alcuni teamfight e gli FN pian piano hanno recuperato. Ed ora sembra difficile bloccarli, anche perché per draft, come detto, quel forte teamfight, quella forte combo ce l'hanno e la stanno sfruttando benissimo. E molto probabilmente questa sarà anche la narrativa che potremo portare anche per tutta la serie, anche per come abbiamo visto qual è il playstyle delle due squadre. I Bats puntano allo stomp, in modo che tu non puoi riuscire a avere quel teamfight dall'altro lato. Vogliono appunto quell'elemento importante che è il team fight, averlo sia in fase di draft e poi eseguirlo nel miglior modo possibile. Banania si espone, sono dentro la giungla degli Angry Birds. Ultimate di Lewar utilizzata assolutamente nel vuoto, ma questo non va ad impattare particolarmente l'andamento della partita degli Away From Normal, che stanno assolutamente tenendo sotto scacco gli Angry Birds. Purtroppo, come hai detto tu, un mid game assolutamente non efficace per loro, che ha dato modo a Limitless di acquisire uccisioni, di portare in avanti il suo inventario, che possiamo vedere già ora, trovarsi in un ottimo stato. Assolutamente, l'inventario che ormai è enorme. E allora l'inventario si vede proprio in questi fight. Grabin su Banino che purtroppo non riesce a rispondere sufficientemente, i danni di Limitless sono troppi ed ora si ingaggia, vanno a vedere che cosa può fare Jinx, cercano di portarla al limite, nel frattempo Vasco si occupa del AD carry degli Angry Birds uccidendolo, Bananiasti annienta un ulteriore elemento degli Angry Birds, ma Elixiu purtroppo non ha più modo di rispondere da solo così. E con le sue resistenze può solamente dire addio a questa mappa. Carneficina per gli Away From Normal, che
potrebbero non aver nemmeno bisogno di portarsi al momento del drago maggiore perché stanno già abbattendo la prima struttura in base Angry Buff. Dovrebbe tornare Banino che è appena arrivato, ma arriva anche Perseverance fra 10 secondi, forse è troppo rischioso, difatti preferiscono indietreggiare, Banino può fare quel che può, se non forse bloccare effettivamente grabbando Leowar, ma comunque non ci riesce, diventa inarrestabile. È perché è inarrestabile, è vero, sì. Aveva interrotto un attimo l'azione, ma è giusto in tempo per poter render vano il grab, meravigliosa questa interazione. Utilizzano i portali Hextech, che li riportano appunto in una zona sicura della mappa, gli away from normal, e ora stanno avendo modo di andare ad aumentare il livello dell'iperbole con cui gli away from normal stanno effettivamente dominando la partita. Ormai sì, ormai è arrivato a quel punto di non ritorno in cui i Buzz potrebbero recuperare in un buon teamfight, ma abbiamo visto come in quello precedente Limitless è stato bersagliato. Sì, ok, è stato anche ucciso tra l'altro, ma è riuscito comunque a scappare in tranquillità, a comunque prendere delle kill, e nel frattempo Alix e Elixo, che erano andati a prendere Jinx, si sono staccati dai propri compagni e quindi loro sono morti sulle fauci degli avversari. Corsia superiore, si trovano tutti gli elementi di Away from Normal. Pezzo forte, fermati, arrenditi, Limitless riesce a prendere l'uccisione, va ad utilizzare lo spazio personale, cucitura d'ombra che li porta in avvicinamento verso gli Angry Buzz, che purtroppo sono in totale formazione difensiva, anzi di difensivo non c'è praticamente più niente perché stanno cadendo tutte le strutture, cade la torre, cade l'inhibitor, si fighta, cercano di abbattere la prima torre al Nexus, la seconda viene messo in fuga Kiki grazie alla passiva di Vasco, disponibile ormai così solido di fronte a questa formazione. Indietreggiano anche per perdere tempo e più che altro per andare verso il Baron, forse chiudere non è la soluzione migliore, rischi tanto anche se ti trovi in 4v5, i danni ci sono dal lato Bazze, li devi ovviamente rispettare, forse prendi il pick fuori posizione, sentenza di morte, ne approfittano, guarda come esplode Kiki, non esattamente il suo miglior pick. Gragas ci saluta anche Banino in questo momento, ma il teleport non so quanto potrà fare, c'è Leowara che si trova ad avere un mento che mi ricorda un enorme, meme meraviglioso, un enorme. Mento enorme, non passa per le porte e non passa nemmeno l'ultimate, non serve, non importa, Away from Normal in totale esclusivo controllo di questa partita, non c'è nulla che si possa fare per fermarli, game 1 andato, bruciato, Angry Buzz distrutto. Perfetti questi FN, hanno gestito benissimo una composizione che voleva stompare, sapendo che volevi cercare quei fight, volevi cercare i 4v4, i 5v5, in cui per composizione eri più forte rispetto a loro. E quindi perfetti, perfetti, hanno vinto questa partita e si portano sull'1-0, quindi ok, può significare tanto come può non significare nulla. Abbiamo visto i primi game sono andati in un modo e poi tutta la serie che è andata in tutt'altro. Quindi se i Buzz riprendono effettivamente spazio, vedendo cosa hanno sbagliato in questo game, soprattutto quei teamfight a circa un quarto d'ora, 20 minuti, in cui siamo nei secondi, in cui erano abbastanza scordinati a livello anche di comunicazione, probabilmente, allora i Buzz possono tirare dritto. Se continuo così però dal lato FN, con questa solidità di gioco 5v5, allora non ce n'è storia per i Buzz. Ricordiamo che gli Angry Buzz all'inizio dello split si sono trovati effettivamente in difficoltà nel riuscire a portare in campo questa solidità di cui noi oggi parliamo, assolutamente non scontato, perché all'inizio sembrava impossibile sapere che cosa sarebbe successo, sapere che cosa sarebbe successo appunto rispetto al loro percorso. Oggi sono nei playoff e oggi vincono game 1. Sì, fra l'altro c'era stato anche il game, il tie break per andare a scegliere il side, quindi per chi era effettivamente al terzo posto e chi al quarto, che è andato a favore dei Buzz. Questo è stato fondamentale per gli FN, anche per leggere gli avversari e capire dove sbagliavano e dove erano i loro punti di forza, e in questa partita hanno giocato intorno a essi. A questo punto noi ci prepariamo per game 2, la serata è solo iniziata, mettetevi comodi, prendetevi qualcosa da mangiare, noi torniamo tra pochissimo.